Ciao a tutti ragazzi, sono Letizia e bentornati a un nuovo video di Litania Shelf. Oggi, come penso abbiate visto appunto dal titolo, vi porto il book haul del mese di agosto. Un book haul che stranamente sarà, cioè stranamente, insomma, sarà abbastanza breve, per il semplice fatto che ho comprato un solo libro, un altro mi è arrivato da una casa editrice e poi non ho preso più niente perché tutte le uscite che aspettavo dei manga praticamente sono state rimandate, appunto causa ferie principalmente. Quindi mi sa che le prenderò molto probabilmente a fine settembre, quando so che saranno uscite praticamente quasi tutte quelle che mi interessano di questi 2 mesi, quindi di agosto e di settembre. Quindi senza ulteriori indugi vi faccio vedere gli unici 2 libri che appunto mi sono arrivati questo mese di agosto. Eccoli qua! Il primo, Graceling di Kirsten Casher. L'ho preso da Andrea di Leggo Scatto Viaggio, per il semplice fatto che lui aveva fatto un unhaul di libri che non voleva più. L'aveva messo a un prezzo buono, insomma, io risparmio probabilmente la metà di questo libro, perché questo libro verrebbe di 14,90 della Di Agostini, mentre con Andrea l'ho pagato molto molto meno. Questo è un libro che praticamente volevo leggere da tantissimo in realtà, più che altro non mi interessava tutta la trilogia, quindi Raceling e altri 2 libri che ora non mi ricordo, per il semplice fatto che ho notato che sono tutti e tre standalone, che si possono leggere come standalone in modo abbastanza tranquillo più o meno. Quindi per ora leggerò sicuramente Raceling in un futuro, spero non troppo in là, spero non, tra non troppi mesi, però gli altri due per ora non mi incuriosiscono, poi vedrò magari durante la lettura se cambio idea oppure no. Comunque, questo è quanto. Quindi grazie Andrea ancora una volta per il libro e vi faccio vedere appunto il secondo invece che mi è arrivato dalla casa editrice. Questo qua, Le ragazze con le calze a grigie di Romina Casagrande. Questo è edito dall'Arcadia Editore e viene 15 euro, però appunto a me me l'hanno inviato. Li ringrazio ancora. Di questo trovate già la recensione sul blog se vi incuriosisce la copertina. E poi me ne parlerò meglio nella wrap up di settembre perché appunto è stato il primo libro che ho letto a settembre. Una cosa che vi posso dire sull'autrice è che di lei l'anno scorso avevo letto anche Lontano da te e mi era piaciuto moltissimo. Quindi, siccome mi sono piaciuti entrambi, ve li consiglio tutti e due sperando che appunto vi possano incuriosire perché sono storie incentrate sull'arte. Che sia un quadro o un artista, c'è l'arte di mezzo e io quando c'è l'arte di mezzo vado in brodo di giuggiole, quindi va bene così, insomma. Io con questo finisco qua, perché appunto non avevo nient'altro da mostrarvi, nient'altro che ho preso in questo mese di agosto, anche perché principalmente sono stata a casa a studiare per un esame, non per l'università, è un'altra cosa. E quindi praticamente sono stata a casa, ho lavoricchiato un po' e qualche volta sono uscita, sì, per carità di Dio, però non è che abbia fatto chissà quali compere, e quindi ecco è andata così questo mese, quindi spero comunque che a settembre, le uscite di settembre, si rivelino migliori di quelle che mi aspetto, perché c'è un manga che sta per finire, e io spero finisca in modo decente, perché dopo 24 volumi, il 24esimo appunto è l'ultimo, io non ne posso neanche più, quindi speriamo in bene, insomma, via! Io appunto con questo vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, seppur molto molto breve. Spero di vedervi poi al prossimo video che non so quando uscirà. Spero presto, insomma, ma devo vedere, però spero presto. E se vi è piaciuto per favore questo video mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale, vi aspetto nei commenti o comunque nei miei prossimi video e ci sentiamo presto. Ciao!